Allora, buona giornata, oggi Luca Chi 70, mi ritrovo qui in questo posto, oggi sono nelle Valli di Lanzo. A dire la verità ho già fatto un giro di perlustrazione qualche giorno fa da queste parti, dove stavo andando a trovare un amico, e mi ha detto guarda che c'è un torrente qua sotto. Effettivamente c'è un torrente qua sotto, ma non solo, c'è anche del bedrock che affiora, eccolo lì. Infatti oggi sono armato, sono equipaggiato, ecco, e intendo vedere un attimino se c'è qualcosa di interessante. Bella giornata soleggiata, belle pietre anche in mezzo al torrente, quindi adesso magari andiamo a spostarne qualcuna, vediamo se c'è qualcosa sotto. Sono equipaggiato di Eagle Monster, là, lo vedete lì, eccolo là, e oggi lo collaudiamo qui, ok? Quindi andrò un po' più giù, andiamo. Qui c'è un bel pietrone in mezzo, vediamo un po' se riusciamo a zoomarlo. Eccolo là. Andremo a trovare anche lui, ok? Insieme al bedrock naturalmente. Useremo, tra l'altro, lo useremo soltanto sul bedrock il Gold Monster, perché comunque dentro il torrente non va bene, c'è troppa roba. Mi sa che dovrò usare sia discriminazione che tutti i metalli, perché se c'è troppa roba sarà meglio discriminare un pochino, tanto comunque andiamo solo sulle fessure, anche se perdiamo un po' di sensibilità, bene o male l'oro che si trova dentro le fessure o comunque in mezzo al bedrock che comunque non è mai tanto profondo, quindi va bene così, useremo tutti e due i metodi. Vediamo un attimino se ci sono interferenze, adesso lo accendo. No, mi sembra abbastanza silenzioso, aumentiamo un po' la sensibilità. No, e siamo in tutti i metalli, vediamo in discriminazione. No, sembra tutto liscio. Buone notizie allora, ok. Dunque, allora io naturalmente ho voluto fare un paio di prove prima, per vedere un attimino se il torrente è, diciamo, aurifero, e devo dire che qualcosina è uscita. Qua abbiamo dei piccoli granuli, roba da poco, vabbè, poco insomma, qui ci sono già granuli, non dico che sono pepite, però vediamo se si vede. Sì, eccolo lì. Allora ve lo metto un po' qua, va. Eccolo qua. Diciamo che vabbè, dai, non è male. Ok, allora se ci sono già queste tracce qua, vuol dire che sopra il bedrock potremmo trovare qualcosa. Vediamo. Adesso tiro fuori il Gold Monster, ci facciamo un bel giretto e vediamo cosa salta fuori. Ok, allora io sto procedendo il mio giro esplorativo, sono giunto a circa 100 metri sotto, guardate che roba! Che bella! La cascata, si vede chiaramente che sono anni e anni, è che passa di qua, guardate com'è formata la roccia. E quindi sono degli agglomerati da sotto che sarebbero un po' da perlustrare. Il bedrock non manca, ci sono seduto sopra. Allora vediamo un attimino qua se ci sono delle fessure interessanti qua. Sì, però mi pare un po' difficile che l'oro possa fare un viaggio così, però la geologia non è una scienza esatta, questo ve lo potrà confermare anche Matteo Berto, che tra l'altro saluto. Non so dove sia oggi, mi sembra che andava da qualche parte, a qualche fiume, non mi ricordo. Comunque, un bel posto è qua, ecco. Questa fessurina qua si merita, tra l'altro, qua ho visto anche dei bei pietroni, eccoli qua, che sarebbero da spostare. Vediamo un po' se riesco a passare di qui, ok. Questi qua, mamma mia, che roba sti pietroni, guarda qua. Questi sono qui da sempre e vi dico il perché, cioè come si fa a capire se una pietra qua non è mai stata toccata ed è qua da tanti tanti anni. È semplice, dal muschio che ci sta crescendo sopra. Questa qua basterebbe spostarla, controllare un attimino dietro e vedere se ci sono delle piccole pepite. Non con detector qua, questa è una trappola per tutto purtroppo. Quindi niente detector lì, ma un detector lo userei
qui, andiamo a vedere un po', qua in mezzo a queste, qui in mezzo, queste piccole fessure qua, qua ci passerei sopra un detector, ovvio che possono esserci dei piombini, benissimo, perché qua se era zona di caccia, i piombini risaltano. Quindi niente, ricordatevi di queste pietre qui, specialmente se hanno il muschio intorno, vuol dire che non sono mai state toccate, sono sempre state lì e intorno può esserci di tutto. Guarda che ho un pezzo di quarzo anche. Questa è una bella zona per il quarzo, ne ho visto un po' dappertutto. Va bene. Niente, allora riprendo dopo, così vi faccio vedere un attimino il detector in funzione e vediamo se facciamo saltare fuori qualcosa da questo bedrock misterioso, ok? Ok, qua abbiamo un tristissimo caso di grafite dappertutto, quindi suona dappertutto. Questo aspettatevelo anche dai pulse induction da svariati migliaia di euro. Qua è sembrato tutto un po'. Wait. Ferraccio, vedete? Probabilmente un chiodino, non scavo nemmeno a sto punto. Ok, qua ho trovato un piccolo rigagnolo che comunque scenderà qua l'acqua quando la pioggia è torrenziale, vediamo un po'. Poi è abbastanza silenzioso, poi basterebbe, ogni volta che suona basta spostarlo in discriminazione, vedere se suona ancora, infatti è sparito. Ok, quindi sta discriminando qualsiasi cosa fosse, magari un chiodino. Qua sotto la trona qua no, c'è nulla, vediamo un po', ho avuto già un po' di segnali e oggi vediamo un po' qua. Ah, mi sta dicendo oro pieno in discriminazione, ragazzi. Ah, vediamo di centrarlo. Ok, c'è solo lì. Andiamo a vedere subito. Visto che comunque c'è, sembra che ci sia solo una pietrizza qua. Vediamo un po'. Buono. Ah, questa è la telecamera che lo fa suonare. Allora, questa non è. Vediamo un po'. Poi è probabile che sia vista questa roba. Perché se scende da lassù. Allora, qua non c'è nulla. Non vedo niente. Lui? Che è sta roba? È piombo, però, e infatti lui diceva che era oro, è come dargli torto, però è un bel peso, vedete che roba, bellissimo. Io sono sempre contento quando trovo piombo perché è sempre un buon segno. Ok, perfetto, lo metto in tasca, è un piombino, qualcuno vuole un po' di piombo? Ho circa 20 kg a casa. Comunque vedete, cioè, come vi dicevo, cioè queste fessure qua sono delle vere e proprie trappole per tutti i materiali pesanti che arrivano da su. Infatti, cosa vi dicevo, qua sopra quando la pioggia arriva bella battente diventa una specie di tributario di un piccolo torrentello che va a cibare quest'altro torrente qua. Ok, va bene, io adesso insisto un attimino qua perché comunque mi sembra una bella zona, solo tanto sono in discriminazione, quindi è meglio non usare la discriminazione. Lo ripasso tutto, così abbiamo anche più sensibilità. Tra l'altro il vantaggio dei 45 kHz è proprio quello che non essendo troppo alta come frequenza è molto meno sensibile e suscettibile alle rocce che io chiamo, vabbè, quelle ferrose le chiamo le rocce malate, che però in Australia contengono anche oro, quindi vabbè, sarei malato io a non controllarle tutte quelle rocce. Boh, io adesso sto andando piano piano qua, anche se con un VLF non è necessario andare piano piano. Qua c'è ancora acqua che goccia, che bel posto. Molto bello questo posticino, questi quasi lo soprannomino, Rio Calabrese, o Rio Luca Kiss, ecco, Rio Luca Kiss. Io sto ancora viaggiando, no, lì tra l'altro, dunque aspetta un attimo. Una fessura qua, però non suona molto. Questo vuol dire che anche sto torrente è abbastanza pulitino, diciamo.
Allora, vediamo un po' qua. Molto pulito come torrente. Qua ci sarà di tutto, infatti discriminiamo. Niente, non si muove, quindi vuol dire che è matite. Matite lo fa suonare. O ferrite, vabbè, dai. Un po' di tutto. Che bella. Siamo un depositivo qua. Che belle queste fessure sotto queste pietre qua, bisognerebbe sempre alzarle, muoverle. No, niente. Andiamo, chi è? Nessuno. Sensibilità la lascio a metà, vai, tanto. Sopra no, quindi non è. Questa non è grafite, non è ferrite, non è nulla. Anzi, una pepita bella buona la vedo occhio nudo, eccola lì. Guardala lì. No, non ci posso credere. A vista così è vergognoso, guardatela. È piccolina, ma beh, piccola insomma. Oh, puoi stare. Che da fare qui non è waterproof, è solo. Guardala lì. Guardala. Io c'ho un culo. Guarda che roba! Era lì che mi aspettava questa, incredibile! Bravo Gold Monster, bravo! Vediamo dove ce ne sono altre. Non è detto che sia un deposito. Chissà da dove è arrivata. Per avere quella posizione lì per forza deve essere arrivata da sopra. Perché qua è. Boh, può essere cascata così. Fa vedere un po' com'è che l'ho trovata. Qua. Guarda che roba! Ma è pazzesco! Schifosamente vergognoso. Sì, sputatemi addosso quando mi vedete. Madonna, che roba bella. Ma come faccio schifo, sono disgustoso, è vero ragazzi. Insultatemi pure quando mi vedete in giro. Ma che roba. Bravo Gold Monster. Complimenti. Bella macchinina. Ma che bella. Dov'è l'astuccio? Dove l'ho messo? Eccolo qua. Apriamo prima che la perdo. Scusate, vai. Sentito il suono. E una. E si procede con le remosce. Sì, allora, dunque, tra l'altro, prima di cominciare a detectare, non bisogna bilanciarlo. Allora, il bilanciamento è fatto in questo modo qua, alzando e abbassando la piastra velocemente sul terreno, però mai in un punto fermo, ragazzi, sempre intorno così, ok? Quindi adesso vediamo un attimino il volume. Perfetto, è perfettamente bilanciato, non suona. Siamo tra l'altro, ecco, siamo anche in modalità tutti i metalli, quindi lo sento abbastanza stabile. Vediamo un po' cosa c'è in giro. Ficchiamo un po' il naso magari. Piu. Ok. Che bel suono allegro. Adesso lì scaviamo e poi setacciamo, perché io qua voglio setacciare. Siamo intorno a radici molto vecchie. Questo è un albero marcito, crollato e tutto il resto. Non c'è sporcizia intorno, lo sento molto liscio. Anche qua. Allora andiamo in discriminazione così per controllare, per vedere cosa dice. Ok, discriminazione. Suona e mi dà segnale oro. Può essere anche piombo, può essere anche alluminio, ragazzi. Chi fa detecting questo lo sa benissimo. Qua invece cos'era? Qui c'era qualcosa, mi sembra, prima, giusto? Dov'era? Mannaggia, non mi ricordo. Ok, andiamo in tutti i metalli. Andiamo. Qui. Qua abbiamo qualcosa. Ok, andiamo in discriminazione di nuovo. E anche qua mi dà fondo scala, boh, allora lì si scaverà. Niente, quindi volevo solo puntualizzare sul bilanciamento, mi raccomando. Ragazzi, se sentite che dà segnali così, poi andiamo anche sott'acqua.
niente, non c'è nulla. Se sentite che dà segnali sporadici in giro, bilanciamento veloce su e giù, questo vale per tutte vale per tutte e due le piastre, ok? Velocissimo, è importantissimo bilanciare, mi raccomando, soprattutto se sentite che dà segnali un po' sporadici. Torno a ste radici, vediamo un po' queste mineralizzazioni qua. Tra l'altro siamo in discriminazione. Ogni volta che cambiate discriminazione tutti i metalli, bilanciare sempre, ok? Importantissimo. Questo vi allenerà per l'Australia, perché tanto so che 8 su 10 di voi andranno a finire in Australia a cercare oro, perché vi invoglio a farlo. Bello, però sto segnale qua. Sono proprio curioso, adesso voglio proprio scavare. Ok, allora ho preso un po' di quella terra e vi faccio vedere che cos'è che dava il segnale, così vi rifate un po' la vista. Dov'è? Dai, che t'ho vista prima, devo fare la furba. Tra l'altro è pieno di granati anche qua. Eccola lì, la vedete? Eccola lì. Perfetto, quindi direi che anche sto posto qui è allegro. Tra l'altro è a lei, e adesso vi faccio vedere il segnale che dà sul Gold Monster. Eccola qua. Dunque, io sto procedendo, ne è uscita un'altra un po' più piccola, eccola lì, sperando che il riflesso non rompa, però eccola là. Fianco c'è quella più grande che abbiamo trovato col Gold Monster. Vabbè. Allora, teoricamente sono tutte e due trovate col Gold Monster, perché anche se non fossero loro, quelli che lui percepiva, anche se fosse stato un piombino che adesso è caduto lì in mezzo a quella terra, che vabbè, non ho ancora trovato piombini e sto continuando a cercare dentro questa fossa che ho scavato qui in mezzo a queste radici. Si è tuffato lì in mezzo, magari devo ancora estrarlo, perché comunque sono bene o male, sono ancora là alla terza setacciata, non è che abbia fatto tantissimo. Se non fosse quel pezzettino d'oro che stava suonando, molto probabilmente è un pezzettino di piombo che adesso è qua in giro, tanto prima o poi salta fuori. Quello che volevo dire è che comunque sia il Gold Monster mi ha trovato un deposito, perché trovare quei due pezzettini lì, che comunque non sono niente male, sono tutti e due tra l'altro percepibili dal Gold Monster, dopo vi faccio vedere, faccio dimostrazione pratica. Non so, io insisto qui adesso. Allora, dunque, chiudiamo la giornata di test col risultato, sempre che il riflesso ci permetta di vedere qualcosa. Allora, abbiamo la pepita trovata lì che prendeva il sole. Eccola qua. Ting. E questa qui che abbiamo trovato là, lì dove c'è la palla, dove ci sono le radici, dove ci dà un segnale. Allora, adesso facciamo una prova. Andiamo al detector, okay. Vediamo se sente questa qua. Allora, facciamo il test, perché io comunque ho sospetto che molto probabilmente lì c'era un pezzettino di piombo o qualcosa, ma comunque sono andato a scoprire un deposito. Vediamo. Insomma, cioè, per essere una roba così, sentite, poteva benissimo essere anche lei lì in cima, per carità, cioè, ma dare un segnale su una roba così, e io sono lui, nel dito, cioè, non è che speriamo di farla suonare senza perderla. Vabbè, ma tanto, e niente, vediamo se sente quella ancora più piccola, questa qua, questa ancora più minuscola, sentiamo. Ragazzi, la senti ancora di più? No, vabbè, non ci posso credere. Allora, aspetta, è lontano la telecamera. Bisogna farla da davanti. Sì, la senti anche bene. Ragazzi, niente, che dire. Allora, lì con quella siamo andati a scoperchiare un deposito, grazie al detector, al Gold Monster. Quindi, un ottimo compagno di avventura, direi, quando si tratta di andare a scoprire piccoli depositi. Niente, allora la recensione finisce qua. Fatemi ancora sentire il suono di quella gigante, grandina. Dov'è? Sentite? Io
Ah, questa la sente anche da sopra. Questa, c'è solo questa in mano, non ho nient'altro, non ho orologio, non ho nulla, perché la gente dice, ma c'ha l'orologio? No, no, non c'è nulla. Gold Monster è un monster. Diciamo che è un bel monster. Mabin, adesso vicino alla telecamera suona. Ok ragazzi, niente, fine recensione, per me 10 su 10, va bene, fine, ciao ragazzi. Allora, ritorno a casa dopo la splendida giornata, splendidi ritrovamenti che tra l'altro tra un po' voglio pesare in diretta. Ti voglio dire una cosina, questo succede quando usiamo le piastre che andiamo a trascinare per terra, cioè perché questa deve stare con la ricerca aurifera, le piastre devono stare il più possibile vicino al terreno e sfiorarlo, se non proprio trascinargli sopra quando cercate oro. Può capitare che ci sia del lievissimo movimento qua, ok? Sul salvapiastra, e può mandare dei segnali fasulli. Questo perché succede? Perché a forza di trascinarle per terra succede questo. Guardate, eccolo qua. Entra, sporcizia, per forza. Cosa si fa? Se avete segnali fasulli, cioè se il detector suona anche solo premendo la piastra, basterà togliere il salvapiastra, dare una pulita con uno straccetto, così, veloce, e anche alla salvapiastra, perfetto, adesso è linda ed è pronta per una nuova avventura. Queste sono cose che capiteranno spessissimo, ma vabbè, tanto non è un problema, sono fatte apposta per essere aperte in quel modo. Passiamo alla pesatura. Allora, vediamo se si vede un pochino meglio. Allora, eccola qua. Cioè, sembrano due pepite messe insieme. Invece è una sola, guardatela. Vabbè, basta. Allora, a me piace indovinare il peso. Io non l'ho ancora pesata. Ci gioco un po', così. Secondo me può essere poco più di un decimo di grammo, io secondo me sui 140, a vederla così, perché comunque è del peso, ha un carattere questa qua, poi le daremo un nome. Tra l'altro il rio ho deciso di chiamarlo Rio Kiss, va bene? Adesso lo chiameremo Rio Kiss. Vediamo il peso, cosa ho detto, 150 più o meno. Mica ragazzi, 0213, ho ciccato di brutto. 0,213, quindi questa è un quinto di grammo, poco più di un quinto di grammo, sta qua. Beh, non è male. E bravo il God Monster. Ok, poi tutto il resto, vabbè, ce ne sono altre più piccole, ma lì, vabbè. Adesso vediamo se riesco a pescarle, quelle altre. Eccola qua, una è questa. Siamo a 2,50 esatti, poi ce n'è una un po' più grandicella. Prendiamo questa, eccola lì, 2,60, più tutta la polvere. E dai, non dico 0,3, ma almeno 0,280 forse, dai. Non è male, Bravo Gold Monster, bravo, ok. Va bene, per adesso è tutto, poi magari procederemo con altre prove col Gold Monster. Voglio vedere come si comporta su terreni altamente mineralizzati, quindi dovrò cercarne, roba che faccia impazzire tutto, e vediamo un attimino cosa riusciamo a tirar fuori da questa macchina. Ok, questo è tutto, quindi da Luca Kiss 70, i trovamenti del Rio Kiss, saluti a tutti quanti, ciao ragazzi.